Hi, I'm Martin Svarczyk and I'm from Slovakia. And I ride The for Peter country Sagan. of Peter Sagan, Sì. I was in his team when I was younger. Tell about the race today. So in the second lap I got puncture. My teammate Copini changed my bike. One lap I went on his bicycle, the next lap they changed to my bicycle. And after that I went easy, tranquille, and I think last three laps I went full gas. Your final race so beautiful. I don't Your know. final race, your final sprint. See, I am not as good in sprints as last year, but it is okay. Maybe you want to have a career like Peter Sagan. Yes, of course I want to have a career like him. So it's too difficult. Yeah, it is. Andrea, vieni qua, raccontaci qualche cosa, vai. Parliamo toscano ora. Oh, vi racconto che questa vittoria è per i ragazzi, perché tre domeniche ce ne capita di tutte. Oggi gli hanno dato la bici, domenica scorsa uguale, problemi meccanici, siamo pochi. Sono contento, siamo sempre al vertice. Voglio dedicare questa vittoria ad Angelo Citracca, a Luca Cinto e a tutti i ragazzi della Venezia Bu. Di non mollare perché noi facciamo parte di loro e oggi gli ho chiesto ai ragazzi di fare una grande prova e a Martin per questo. Lui pian piano capirà il correre italiano, il ragazzo è forte, va gestito però ascolta e andiamo avanti. So what about Andrea? Hey, stop. Top. Top. Yeah? Yeah. Are you sure? Yes, I am. Okay. Enzo Amantini, chi te l'ha fatto fare? L'amore per il ciclismo. Bravo, l'hai detto da solo, no, l'amore per il ciclismo. Diciamo che col presidente, il nuovo presidente del Comitato Regionale Umbro, Massimo Alunni e tutto il comitato hanno pressato per fare questa giornata bellissima a Marciano e devo dire che grazie soprattutto al comune di Marciano, perché veramente tutti si sono impegnati per risolvere in 5 giorni tutte le problematiche dei requisiti tecnici per fare un evento del genere. Parliamo di quasi 600 corridori, atleti, no? Dai più piccoli ai più grandi. Il bello di oggi è che sono partiti 199 juniores e non è uno scherzo. È andata tutto bene, no? Però su questo devo fare un elogio molto particolare, come ripeto, al comune di Marciano. Con tutte le sue componenti, l'assessore allo sport, il sindaco, il comandante della municipale, prefettura, questura, polizia di Perugia, perché oggi veramente protezione civile, oggi veramente si sono superati. E i carabinieri, il comandante dei carabinieri, a questo tutte le società umbre, tutte le società che oggi con un contributo volontario hanno permesso di, no, venire incontro a noi organizzatori per sistemare tutte le questioni tecniche inerenti a un evento esordienti, allievi e juniors, giornata azzurra. C'è Saccarelli lì, eccolo là, guarda. Anche lui è stato grandissimo, come sempre del resto. L'ho già intervistato, non ti preoccupare, Assessore, intervisto. l'assessore uguale. Li ho già fatti vedere se lo meritano, non possiamo fare assembramenti, quindi rimanete lì. Però È io. stata una grande cosa, veramente. Saccarelli, ho detto un nome, una garanzia. L'assessore uguale, il comune è stato veramente eccezionale. Concludiamo dicendo che. Allora, che qua in queste zone, anni e anni addietro, il grande Magni, no, della Magniflex. E A con Collazzone, quei vicini. la Collazzone, col babbo mio, no? Hanno fatto dei bei momenti. Perciò sono felice, no? Che anche oggi da lassù Renato e compagni ci hanno assistito. Comunque, grazie a tutte le società, grazie ai dirigenti, grazie al comune di Marciano, tutte le autorità, a Lucio Saccarelli che è vicino a me perché è un vulcanico e io sta settimana l'ho messo sotto prova tutti i giorni. Grazie a tutti e spero che presto con l'assessore si ripeta una giornata del genere senza mascherine.
non poteva esserci la ciliegina sulla torta, però voglio dire, ce la siamo gustata questa gara con Scappini, no? Beh sì, sicuramente l'atleta che ha raggiunto la conferma rispetto a quello che ha fatto quest'inverno per quel ciclocross, quello che ha fatto l'anno scorso per la strada, anche se è stato un anno un po' particolare. È mancata proprio la ciliegina, però vabbè, siamo alla prima gara, speriamo bene. La squadra mi sembra che ci sia, no Giancarlo? Sì, non è che siamo stati tanto fortunati, perché si è stati caduti, si è state forature, come tutti quanti, eh? Però quando ti mancano due uomini che sicuramente potevano essere del conto, alla fine conto, devo ringraziarli tutti quanti perché sono stati bravi poi in finale.